Ciao a tutti, ciao e benvenuti da Cicrini in questo nuovissimo video su The Wardrobe. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa avevo avuto effettivamente non pochi problemi per trovare il modo di proseguire, ragazzi. In quanto, come vi ho spiegato poi alla fine dello scorso video, dovevo per forza completare tutto il dialogo con Frank, sarebbe a dire il tizio travestito da coniglio, ragazzi, di Donnie Darko. Infatti, una volta completato con lui il dialogo, dopo un po' io ho aperto così disperata la mappa e mi sono resa conto che si sono sbloccate, come potete ben vedere, due nuove aree, per cui direi che il primo luogo dove andremo, ragazzi, sarà proprio questo qua. Andiamo a vedere cosa ci aspetta qui perché sono curiosissima. Due, lo sai cos'è tondo, morbido e succoso? Un pomodoro? No, stupido, un bel bambino. Quante volte devo ripetervelo? Ho smesso di mangiare bambini. Sono un fruttariano adesso. E cosa diamine vuol dire? Mi nutro esclusivamente di frutta, ma solo quella caduta a terra dagli alberi. Non durerai più di una settimana. Lo vedrete. Sei proprio la pecora nera della famiglia. Ok, eccoci qua ragazzi. Allora, a parte che qua c'è il nostro caro amico Mumia, praticamente identico a quello che c'era nelle fogne. Qua c'è un fiore ballerino, non so se sarà in riferimento a qualcosa effettivamente. Qua c'è la rosa, ragazzi, della Bella e la Bestia. E questo alieno qua, se non sbaglio, è quello di un videogioco tipo degli anni 80 o una roba del genere. In realtà io capisco perfettamente la tua scelta di vita. Sul serio? Anch'io mangio solo bambini, ma solo quelli che mi cadono in bocca. Ah, non fa ridere. Allora, vediamo un po' con cosa possiamo interagire. Possiamo interagire anche con la torcia, ragazzi, probabilmente potremo prenderla. Direi prima di... È indubbiamente l'anima della festa. Sì, di parlare con lui. È sempre un piacere rivederla. Se ci parlerà, cosa di cui dubito, niente da fare, ragazzi. Non ci ha rivolto manco un mezzo ciao, proprio niente di niente. Allora, poi l'alieno... Ora capisco cosa intendevano i media quando prevedevano una fantomatica invasione aliena negli anni Ottanta. Infatti... Avrei sterminato intere orde pur di abbattere la vostra astronave da 300 punti. Felice, sto bevendo del succo. Sì, indovina un po' che gusto è, due. Gusto bambino? Pompelmo? Bambino! Okay, posso averne un po' anch'io? Adesso potete smetterla, inebriati d'amore, what the hell? Ah, l'amore, immortalato per sempre ad imperitura memoria. Sì. Almeno finché non abbatteranno l'albero. Ovviamente, fatto sta che non ci va a fare altro. Così tanti spoiler possibili che non saprei da dove iniziare. In che senso? È che non so, non voglio, ragazzi, nessun LV da te, sono un tipo acido. Ok, non mi fa parlare di altro, direi di guardare la torcia. Quando ero bambino ne avevo una simile. La tenevo sempre sotto il cuscino per difendermi dai mostri cattivi. Probabilmente ci servirà... Dai mostri cattivi? Nel ripostiglio, ragazzi! Il boogeyman che è al buio, magari possiamo usarla contro di lui. Grande, ah, non funziona. Temo sia scarica. Ma avevamo preso delle pile. Devo noi, ancora no? Perdonarti per tutte le volte che mi hai lasciato al buio in quel gioco horror. Non si perdona mai una torcia che te lascia al buio. Ok, l'abbiamo presa, ragazzi. Non ci rimane che parlare con loro. Vanno indubbiamente d'amore d'accordo. In realtà io capisco perfettamente la questo tua scelta. Questo è meglio di intromettersi in certe faccende private. Okay, sul non, serio? Non ci lascia anch'io fare io altro, mangio ragazzi. Solo bambini, ma solo quelli che mi cadono in bocca. Quindi direi che non ci resta... Aspettate un attimo, no. Direi che possiamo associare le pile con la torcia. Adesso sì che funziona. Ah, minchia, due ce ne ha messe perché ne avevamo raccolte tre, ovviamente. Ok, questo l'abbiamo fatto, ragazzi, ed è quello che ci interessa. Direi che quindi non ci rimane altro che andare al faro a vedere cosa c'è. Ovviamente... Allora, aspettate un attimo perché qua c'è il Lion Cat. Questo è ovviamente un chiaro riferimento al Pokémon Executor, quindi a lui. E allora, possiamo andare anche dentro una caverna probabilmente.
E questo scienziato? Boh, vabbè, allora io direi intanto di cominciare ad interagire con le varie cose che abbiamo qui a disposizione. A volte questi mangiamele professionisti si lasciano prendere un po' troppo dall'agonismo. Sì, possiamo interagire. Prossimo giocatore, prego. Questo qui mi ha stufato. Ok. Qualcuno deve aver interpretato male le regole. Ok. La tua idiozia alle volte è disarmante. Come il tuo sarcasmo acido. Fatto sta che col calderone non ci ha lasciato fare nient'altro, ragazzi, quindi probabilmente si potrà interagire in qualche modo. Ah, minchia, questa è una macchina del tempo. Ma perché? Abbronzatura perfetta. Andiamo a vedere. Un uomo di colore che si abbronza al chiaro di luna. State scherzando, vero? Geniale, direi. Parliamoci. Va bene che siamo in un'avventura grafica, ma non per questo devi importunare chiunque capiti. Che ne so, è qui, magari provo a parlarci. Allora, guardiamo la macchina del tempo piuttosto. Lo scienziato deve aver visto troppe puntate di Doctor Who. Vabbè, magari funziona. Trattasi davvero di un oggetto completamente inutile. Sei sicuro? Quei sigilli sono piuttosto autoesplicativi. Ok. Guarda che il suo inventore è pochi pixel più in là. Forse è il caso di parlare con lui piuttosto. D'accordo, Skinny, sì, parlerò con lui. Infatti. Quel sangue non lascia presagire nulla di buono. Oh merda, e che cosa è successo? È tua questa macchina del tempo? È tua questa macchina del tempo? Sì, anche se al momento è ancora un prototipo sperimentale. La solita scusa per dire che non funziona, insomma. Funzionerà invece. Funzionerà e come? E finalmente tutti la smetteranno di dire che sono solo un pazzo balbuziente anemico. Ma non sei anemico. È quello che continuo a ripetere anch'io. Ok, cosa sono quelle macchie di sangue piuttosto? Cosa sono quelle macchie di sangue? Oh, nulla di che. Un piccolo incidente mentre lavoravo ad un progetto collaterale. Quanti ne hai fatti fuori? Non dire sciocchezze. Conduco esperimenti Dai. Sui cadaveri. Cadaveri che poco prima erano vivi, per caso? Se proprio c'è carenza di materia prima, sì, anche. Assassino, stai aspettando qualcuno? Sembri piuttosto impaziente. Che stai aspettando? Ho ordinato online un nuovo carburatore. Il vecchio si era danneggiato durante i precedenti tentativi e tarda ancora ad arrivare. Mi sentiranno e come quelli del servizio clienti di deadcrazyscience.com. Certo che ormai su internet si trova davvero di tutto. Okay, nemmeno immagini quanto. La gente è davvero fuori di testa. Quindi a questo tipo serve un carburatore, ragazzi. Ripasso più tardi, ci si becca dopo. Praticamente. Qua c'è, l'ho notato adesso, il costume, ragazzi, che indossa la sirenetta né la sirenetta. Direi che non ci resta altro che andare dentro questa mezza specie di caverna. Sarà una caverna, una grotta, non lo so. Qua c'è, vabbè, Zubat e Golbat, ragazzi, non si può dire altro, oserei dire. Questa cosa direi che è abbastanza inquietante. Allora, Aquilone. Il solito Charlie Brown. Non vedi che è incastrato tra i rovi? Ok, quindi... Sapere che Benjamin Franklin mi osserva da lassù con fare inquisitore mi metterebbe troppo in soggezione. Vabbè, non possiamo... Credi di essere divertente? Sì, certo, come no. Non possiamo prenderlo, almeno per adesso. Qua, dischetto. Non so, mio Dio. Non so davvero cosa dire. È una navicella spaziale. È di un bambino che diventa realtà. Ma dai, che figata. Disco alieno, ma che me ne faccio? Minchia, non mi c'entra più niente qua. Bastone. Se queste sono le acque del Mar Rosso, qualcuno deve avere leggermente esasperato la narrazione. Possiamo interagire. È sicuramente più divertente farlo con una zuppa di pomodoro. Sì, preferisco non rischiare di ritrovarmi un serpente sotto la felpa. Ok, quindi sarà anche fare. Profetico. No, ti stai spingendo un po' troppo in là. D'accordo, allora direi che... Non sai leggere? È un barattolo di vernice bianca. Ok, io per sicurezza di sicuro interagisco. Non posso portarglielo via. Bene. Anche se ormai sono morto, non mi sembra comunque sensato macchiarmi la fedina penale. D'accordo. Preferisco fare un minuto di silenzio in memoria del tuo cervello. Possiamo interagire anche col diavoletto? Noto una somiglianza quantomeno sospetta. Parliamoli. Oh mio Dio. E tu esattamente chi saresti? E tu esattamente chi saresti? Sono
Pan, la coscienza cattiva di questo piccolo e miserabile uomo. Mi ha tenuto subito dentro di sé per anni, senza volermi dare ascolto. Ma sai, quando ti ostini a somatizzare qualsiasi frustrazione, inevitabilmente sei destinato a scoppiare, prima o poi. Certo. E così adesso sono io a comandare. Interessante. Come mai ha quelle ferite sulla schiena? Sarà stato usato dallo scienziato per la macchina del tempo. Come mai ha quelle ferite sulla schiena? L'atto dell'annichilimento porta con sé delle conseguenze assai violente. Diciamo che chi lo subisce perde momentaneamente il lume della ragione, fino a sfociare nell'autolesionismo. E nel caso sopravviva, tale lume passa in mio controllo, come avrai capito. Ok, non è stato usato dal tipo per la macchina del tempo. Che state facendo? Che cosa state facendo? Si dia il caso che è in corso una frode. Una grossa frode. Ho pensato, anzi, abbiamo pensato che non ne potevamo più del nostro avvilente per nulla gratificante lavoro da impiegato. Così gli ho fatto, voglio dire, abbiamo speso tutti i nostri risparmi per comprare questa grotta che, casualmente, abbiamo scoperto essere risalente al neolitico. Con tanto di pitture rupestri. Sei davvero una mente malvagia, non c'è che dire. Con la testolina malvagia. Davvero malvagi, vorrei dire. Sì, dovreste accantonare le pitture rupestri. Forse l'idea delle pitture rupestri andrebbe accantonata. Che intendi dire? Guarda tu stesso alla mia destra. Che io sia dannato, ci frotterà un sacco di soldi, altro che neolitico. Forza, andiamo! Abbiamo del lavoro da fare! Io volevo interagire con la navicella prima! Volevo parlare col tipo! Oddio! Non so se... Volevo parlare col tipo... What the fuck? Che? Vabbè, le prenderò per un... Finalmente delle forme di vita davvero intelligenti. Va bene, possiamo interagire con... Tutto questo mi ricorda il famoso incidente del 1947. Ma a differenza di allora, io non sono un rappresentante del governo americano. Ok, possiamo interagire. Non saprei davvero da dove cominciare, meglio evitare guai. Ok. FBI, agente Skinny. Walter Skinny. Vabbè, se ci rimettiamo il disco? Ormai l'ho preso e non ho intenzione di rimetterlo a posto. Ok, niente da fare. Se ci mettiamo la barra di plutonio... Fermati un secondo. L'aquilone comunque si dovrà poter prendere in qualche modo, di regola. Per cui adesso, ragazzi, che abbiamo preso la torcia, probabilmente non ci resta che andare nella casa e vedere l'uomo nero. Andare a guardare Boogeyman. Oddio, non vedo l'ora, ragazzi, di rivederlo sicuramente. Perlomeno penso sia la strada giusta, perché lui ha parlato di mandare via i mostri e guarda caso le aveva detto che il Boogeyman era tipo il suo peggiore incubo, una roba del genere. Per cui è arrivato il momento di scoprire l'arcano. Caro Boogeyman, ci si rivede. Vediamo un po', ok. Ma che diavolo? Non ci credo. Mi aveva proprio fregato, gli va riconosciuto. Non ci posso credere, ragazzi. Era un bambino del cavolo con una maschera de merda. Parliamo con lui. Ti diverti, scusa, Tyler non mi voleva fra i piedi e mi ha chiuso qui. Dovevo pur far qualcosa per tutto questo tempo. Certo. Tyler? Mio fratello maggiore. Ha organizzato lui la festa. Mi stavo annoiando. E quindi ho pensato che sarebbe stato divertente spaventare chi entrava per sbaglio nello sgabuzzino. Sì, sicuramente. Fossi stato al tuo posto avrei fatto anche di peggio. Ok, adesso sì che possiamo interagire. Allora, qua a parte c'è la stella di Super Mario, ragazzi. E questa è la pianta, quella che spara aghi velenosi in Jumanji, ragazzi. Adesso sì che possiamo prenderla alla parola. Col tuo permesso prenderei questa, Boogie. Fai pure, te la sei guadagnata. Ma grazie, ok, l'abbiamo presa, ragazzi, ce l'abbiamo. E srotola. Ah... interessante. E queste da dove saltano fuori? Sono le locandine di un concerto horror Billy che c'è stasera al vecchio cimitero. Mio fratello non voleva interferenze per la festa e ne ha tolte il più possibile. Avevano praticamente tappezzato l'intero quartiere.
Ah, adesso si è sbloccato un altro luogo, a quanto pare. Ah, il cimitero, ragazzi. Il punto è che qua abbiamo un sacco di oggetti che io non ho la minima idea di come usare, effettivamente. Vabbè, troveremo un significato per tutti questi oggetti, ragazzi. Adesso probabilmente non ci resta che andare al cimitero. Anche oggi siamo proprio di enorme esplorazione, no! Quello di Medieval, ragazzi. Oliver, ah, minchia, Stanley e Ollio di nuovo. Evidentemente quelli che hanno fatto sto gioco adorano Stanley e Ollio, ragazzi, perché non trovo altra spiegazione. Allora, qua c'è una pala. C'era okay. Di sicuro del lavoro da completare qui. Sicuramente, è pieno di tombe. Ah, minchia, la potevo prendere. No, cioè, ci sono un sacco di oggetti, ragazzi. Io e Ronald adoravamo guardare i loro film in bianco e nero. Non ho la minima è idea di come usarli. È un unico epitaffio suddiviso sulle due lapidi. Fa freddo qui sotto. Neppure la morte gli ha fatto perdere la voglia di scherzare. Certo che no, certo che è no. È un unico... Qua... Ah, c'è un'aureola. Che minchia me ne faccio. Ok, gli angeli caduti, ma questo deve aver fatto davvero un tonfo notevole. Direi di sì, possiamo prenderla. Faccio volentieri a meno della santità, no. Non fa per me. Ok. Errore, non so se avete letto, ragazzi. Il livello di gentilezza del tuo personaggio è troppo basso. Aiuta qualche vecchietta ad attraversare la strada e non so che altro. Vabbè, Sir Daniel. Una statua nel cimitero cittadino è il giusto tributo. C'è a uno degli eroi della mia infanzia. C'è un Diglett che spunta dalla terra, guardate. Mai avrei immaginato che noi due un giorno avremmo avuto così tanto in comune. Okay. Anche se io ho avuto la fortuna di non perdere la mano. Sicuramente. Plus. Ah! Magari è quello che ci può servire. È davvero curioso come molte intuizioni geniali siano solo il frutto di traumi cranici più o meno gravi. Possiamo prendere. Che me ne faccio di un flusso canalizzatore che non. Flussa? Che ne so? Non credo che sarebbe molto semplice portare questa lapide alla velocità di 88 miglia orarie. Grande Giove. Ovviamente grande Giove. Allora, non possiamo fare altro col flusso canalizzatore. Qua c'è uno vestito alla scatola di Crash. Oh mio Dio, Band. Cosa non si inventano pur di mascherare la raucedine? Sì, sì, quindi praticamente sta lì a ma fare la presenza. Ma se non è neppure in grado di cantare i suoi di pezzi. Che ne so, io la butto lì. Allora, Teppistello, what? Quantomeno non si può dire che gli manchi l'autoironia. Beh, no. Ehi ragazzi, potreste prestarmi qualche petardo? Fatteli comprare da tua madre. Oh. E levati dai piedi. Non lo vedi che abbiamo da fare? Ma ti calmi, guardate sto cafone. Possiamo entrare qui. Direi di dare uno sguardo. Ma quella è nonna. La nonna di Ronald, voglio dire. Oh mio Dio. Allora, a parte che qua ci sono i personaggi, ragazzi, di Don't Starve. Qua c'è il funghetto di Super Mario e questo è un chiaro riferimento al Lumiere, ovviamente, della Bella e la Bestia. Allora, quindi rompi il vetro e non impanicare, asciugamano. L'oggetto più utile che l'autostoppista galattico possa avere. Solo in caso di emergenza. Potrai usarlo come vela di una minizzattera. Ma come? Non penso che sarebbe in grado di darmi la risposta ad ogni interrogativo okay. sulla natura dovrà dell'universo. Dovrà servire a qualcosa, non è che posso romperlo con la pala, no? Fallo tu piuttosto. No, a quanto pare no. Legge epitaffio. Qui è sepolto Wilbur il re scimmia, morto sul colpo dopo essere scivolato su una buccia di banana. Sì. Qui giace Wilson Percival Ixbury, eccelso scienziato feritosi mortalmente con la lama di un rasoio. Qui riposa Woody il boscaiolo, soffocato dopo aver inalato della polvere d'argento. Qui ha trovato l'eterna quiete Willow la piromane, morta di gioia durante uno spettacolo pirotecnico. Morta di gioia. Sto gomitolo di ragnatela. Il filo di ragnatela è un materiale talmente resistente che farebbe sfigurare persino una cotta di mitril di Frodo. Si potrà bruciare. Troppo appiccicoso, non riuscirei a staccarlo dalle mani. Più che dei maglioni ci si potrebbero fare dei giubbotti antiproiettile. Bisogna annoiarsi parecchio per volersi spingere a tanto. Sì, Skinny, che le provo tutte, se provassimo a bruciarlo... Potresti essere più chiaro. Che ne so, le provo tutte. Illuminati. Non immaginavo che avessero adepti persino tra il mondo arachnide. Ma dai, no. Col vostro business model fareste non poca fatica ad attecchire nel mondo ultraterreno. Ok, ah, possiamo parlare con la nonna? Spero che anche dopo il trapasso la sua vista da talpa non sia migliorata granché. Ma così da potermi no. sempre spacciare per Ronald. Certo, certo. Ciao, nonna, sono Ronald. nonna, non riesco proprio a capire cosa dici. I denti.
I denti, possiamo darle i denti? Sì. Dannata vecchiaia. Ronald, tesoro di nonna, sei venuto a trovarmi? Certo. Sei così deperito, ma mangi qualcosa? I chili mi finiscono tutti sul sedere. Mangio e come? Ma i chili mi finiscono tutti sul sedere. Hai proprio la stessa conformazione corporea di tuo padre, sì. Quel nullafacente. Non eri stata cremata, scusa. Nonna, ma non ti eri fatta cremare? Credi davvero che mi lasciassi rinchiudere dentro quella specie di vaso? Ho corrotto il becchino dicendogli di riempire l'urna con delle gomme da masticare. Sì, che ne sono abbiamo accorto. Trovato. Le tue preferite, qualsiasi cosa per il mio piccolo Ronny. Ok, devo farti una confessione, sono vegano, ma perché? Sarebbe davvero troppo per lei. Ah, allora niente, che combina il nonno? Ma cosa combina il nonno lassù? È da giorni ormai che tenta di uscire dalla sua bara. Peccato che ogni volta si dimentichi di fare attenzione alla testa. Beh, almeno ti lascia un po' tranquilla. Era ora. Non gli è bastato tormentarmi in vita, nemmeno il tempo di morire, che subito ha pensato bene di farlo anche lui. Ovvio. Tornerò a trovarti molto presto. Tornerò a trovarti molto presto, nonna. Direi di uscire. Aspetta un attimo, Ronald. Che? È pericoloso là fuori. È pieno di atei. Prendi questa. Che cosa? Ah, mizzica. Che me lo dovrei fare di una Bibbia? Un aiutino dall'alto può sempre far comodo. Sicuro? Proverei a tornare alla discarica un attimino, ragazzi, e vedere se possiamo usare la pala in qualche modo. Usare tutto con tutto non funzionerà in questa avventura. No, non è questo il caso. Qua c'è ancora il dubbio, ragazzi, se possiamo far fare qualcosa al tizio. Ah, magari se usassi la Bibbia qua. Oh, giusto per... Non ho la forza di controbattere a questa immagine di ozia. Ok, ho provato a mettergli il peperoncino nel cocktail. L'utilizzo vero? Del mouse. Ok, niente da fare. Se gli mettiamo la birra, ragazzi, nel cocktail, lui si volta per berla. Estrarre una pala di fronte ad un omaccione di 2 metri, beh, forse non è una grande idea. Stavo pensando, magari possiamo dargliela in testa. Sono buttata lì. Il fatto che ovviamente se ci sta guardando non possiamo. Per cui totalmente a caso proviamo a vedere se funziona mettendogli la birra nel cocktail e facendolo con girare con gli omaggi così. Della casa. Una bevuta non si rifiuta mai. Certo, proviamo adesso, ragazzi, ad usarla. Così, bravo. Bene. Oh, 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 oh. Madonna! Non fissarmi in quel modo, non avevo altra scelta. Certo, sta tranquillo. Guardalo, dorme come un angioletto. T'ho detto io di farlo. Qualche ora di sonno gli farà bene. Era troppo stressato. Non ci sto credendo. Ok, ha funzionato, è stato pazzesco. Voglio tranquillizzare tutti gli amici e i parenti che ci stanno seguendo da casa. Sicuro, è solo sicuro. Svenuto. Certo, madonna, gli ha dato una badilata forse... in testa. Io non so se sono Io ci ho provato con le buone, ma tu non hai voluto darmi retta. Infatti... Fra qualche ora starai benissimo, non temere. Vabbè, fatto sta che possiamo prendere le chiavi, finalmente. Devono essere le chiavi della gru. Sì, le prendiamo immediatamente. Finalmente, ragazzi! Adesso non ci resta che usarle. Finalmente! Allora possiamo prendere già la nostra bara senza l'aiuto di quel tizio. Allora... Qua c'è il pupazzetto, ragazzi, di Fallout. E allora... E adesso? Questa gru cade a pezzi. Sì, ma scusa. Credo tu abbia seriamente... Sì, vabbè, sì, sì. Rischierei solo di peggiorare le cose. E allora lo lasciamo così? Che cosa vuoi che gli faccia? Abbassa braccio, ruota a sinistra, ruota a destra e premi. Mangia nastri. Peccato che non abbiamo niente. No, di cassette. Allora, proviamo a ruotarla a sinistra. Dovremmo esserci. Ok, quindi abbassa braccio. Posso solo abbassarlo, alzarlo. Ah, ok, solo abbassarlo. Ok, perfetto. Non ci resta che premere. Finalmente!
aspettate un attimo. Il cavo posso prenderlo per qualche oscuro motivo? Beh, uno dei pochi vantaggi della mia forma scheletrica è che sono immune all'elettricità. Oh, l'abbiamo preso. Attenzione, cavo di rame. Che, ragazzi, ci abbiamo così tanta roba. Finalmente, Skinny, sei contento? Abbiamo il nostro armadio. Finalmente. Non immaginavo fosse necessario tutto questo casino per riportarlo giù. Già, quindi vabbè, non ci serve più l'aiuto di quell'altro tipo. Ti sembro in grado di spostare da solo un armadio? Che ne so, io premo. Ok, Già fatto. Ok, l'abbiamo chiuso. Devo proprio ricordarti che è un oggetto inanimato. Vabbè, fatto sta che ci servirà qualcuno allora, comunque, per portarlo via. Perché noi da soli non riusciamo. One eternity later. Precisamente. Oh! Allora, aspettate ragazzi, io stavo associando adesso un po' di oggetti totalmente a caso e mi ha associato il filo con la pila. È una soluzione di fortuna, ma dovrebbe fare al caso mio. Magnetizzatore. Dovrebbe servirci per magnetizzare qualcosa, solo che non so cosa, ragazzi. Non è che posso darlo a sto tipo, no? Non ti seguo. No. Proviamo ad usarlo sul flusso canalizzatore. Boh. Non saprei come. No. One eternity later. Ciao di nuovo, ragazzi. Sono qui di nuovo tipo da 20 minuti che sto girando. Sono tornata qua nella casa della festa. Provavo ad associare totalmente a caso due stili di vari oggetti, ma sembrerebbe un po' di pensiero. Non credo che usare tutto non ci sia possibilità. Sei consapevole di associare strada sbagliata. Niente con niente. Perché ci devo mettere mezz'ora ogni volta? Allora, questo è un magnete. Cosa diavolo mi potrà servire? Ah, se provo a sedere la Bibbia a Gesù? Non a lo che pro? So. Per farmela autografare? Magari sì, scusa, Tenta la fortuna. Ah! Aspetta un attimo. Ora ricordo perché odiavo giocare alle giostre. La canna da pesca è palesemente truccata. Questo, ragazzi, questo affare appeso alla canna da pesca è praticamente identico a questo. Spero quantomeno che attragga qualche forma di vita aliena. I want to believe. Sì, proviamo ad associare. Ah, si ecco. Prospetta una pesca molto proficua. Cioè, ragazzi, tutto totalmente a caso. Cioè, scoperto totalmente a caso, Come è rimasto sorpreso il nostro amico. Non posso credere che tu ce l'abbia fatta. Sono un vero pro, che vuoi farci? Perché appunto non dai un'occhiata alle tasche? Ma come diavolo hai fatto? Quando cos'è? Passi la vita a sfuggire ai finanzieri, non puoi sopravvivere senza certi trucchetti. Certo, certo. E come sei finito a gestire una giostra? Servizi socialmente utili. Ah, wow. In ogni caso, con quel buono puoi ritirare un premio a scelta al chiosco della zingara poco fuori città. Ah, quasi dimenticavo. Stai attento ad andare in giro con quell'altra bustina che ti ho passato. Oddio, quale altra bustina? Stavo scherzando. Non sei affatto divertente. Puoi andare anche a quel paese. Perfetto, ragazzi, ci hanno sbloccato una nuova zona. Sembra uno di quei posti dove si va a mettere la gente coi camper, le tende. Non so se è tipo per il campeggio o proprio per viverci, effettivamente. Vabbè, ragazzi, allora, io direi che oggi abbiamo scoperto diverse cose. Siamo riusciti a portare a terra almeno il nostro armadio. Per cui direi che andremo la prossima volta a visitare questa nuova zona. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un pedoccio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!